la distanza tra gli scafi è di quasi come la loro lunghezza, quindi in condizioni normali per raggiungere questa distanza si sarebbe optato per una soluzione con un trimarano, con uno scafo centrale. Qui, come abbiamo detto altre volte, c'è questo spine structure, questa spina dorsale fatta di questi tubi di carbonio e i cavi sotto del rigging, e per cui si è comunque riusciti ad avere una piattaforma di questo tipo. Chiaro è che sì, c'è una rigidezza, sì, c'è una resistenza, però tra le onde, se lo scafo, la barca è ingabonata, diciamo siamo un mure a dritta di bolina, lo scafo sotto vento, la prua si ingabona nell'onda, lei si ferma un po', quella sopravvento vorrebbe andare avanti, si crea una torsione di questo tipo tra gli scafi, la struttura che naturalmente non fa bene e non è, come dire, non è molto facilmente sopportabile. Certamente se fosse stato un trimarano oceanico progettato per andare anche in onde di 6, 7, 8 metri, e i fattori di sicurezza piuttosto che la struttura proprio sarebbe stata molto più robusta. In questo caso è una barca, come dire, per fare lo sprint sui 100 metri, e quindi è chiaro che è il più leggera possibile e il più agile possibile. Quindi questo è il primo problema che ci sarebbe stato in una giornata come oggi. E oggi c'erano a tratti a 60 metri 25-28 nodi, e l'onda c'era la media dalle boe meteo era di 1,4-1,5 m, che vuol dire che sono anche onde di 2 metri e anche onde di 1 metro. Un'onda di 2 metri a 25 nodi di velocità, sia per noi e anche per Oracle, insomma, non è quello per cui queste barche sono state progettate, ecco. Per cui purtroppo dobbiamo aspettare, avere un po' di pazienza. D'altro canto era questa esattamente la ragione per la quale era stata scelta una località più calda, dove pur essendo nell'emisfero nord però c'erano condizioni simili a quelle che si trovano nel Mediterraneo d'estate, però siamo stati forzati a tornare a Valencia, che pur essendo un'ottima location non è questo il periodo dell'anno migliore per regatare, ecco. Venerdì sembra di sì, sembra di no, aspettiamo a vederlo, però forse si perde anche venerdì, poi si salta domenica, insomma speriamo ai fine per i mondiali di calcio, perché se no non sappiamo come fare. Harold Bennett, la settimana scorsa, Harold Bennett del Principal Race Officer e il Race Committee, ha detto che da che lui ha iniziato a uscire in mare, che penso intorno alla metà di gennaio, non ha trovato neanche uno di giorno. Ecco, detto questo, noi comunque siamo usciti l'altra settimana, abbiamo fatto il percorso sia il bastone che il triangolo varie volte, e effettivamente ci sono stati giornati, magari un po' al limite, però o per il troppo vento o per il troppo poco, però ce l'abbiamo fatta. E il problema è che dovendo andare fuori 25 o 30 miglia per mettere la partenza quando c'è la direzione del vento che viene da terra, e anche se qui a Valencia le condizioni sono buone, 25 o 30 miglia fuori c'è tempo abbastanza perché monti mare. E di contro però quando si era in mezzo c'è poco l'influsso della terra, quindi anche se arriva la perturbazione ci può essere o troppo vento oppure buchi di bonaccia come c'erano oggi, per cui la situazione è molto ingarbugliata. Però insomma speriamo di, alla fine saranno due o tre regate, insomma ci sono ancora da qui alla fine del mese circa 9 giorni, se non sbaglio contando venerdì, giorni di regata disponibili, per cui dovremmo farci, ecco, ripeto, è un problema per entrambi i team, non è certo un problema solo per noi, perché sono entrambe barche progettate sulle regate sulle boe, insomma, ecco, non le regate di altura.